Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e benvenuti in una nuova puntata di Minecraft Modato 1.10.2. Allora signori, nella scorsa puntata abbiamo fatto il Void Ore Miner, che in questo periodo, cioè in questi giorni, non diciamo in questi giorni, diciamo in 20-30 minuti di scavaggio, ha prodotto questo ben di Dio. Oppula. Allora ragazzi, ho trovato anche questo materiale molto interessante, sempre dell'environmental tech, che facendo il blocco si legge witherproof, quindi può essere utilizzato per poter fare delle gabbie per il wither e combattere contro il wither, in modo che non vada a far esplodere tutto il vostro mondo. Allora ragazzi, oltre a questo... No, innanzitutto li buttiamo dentro, poi andremo a smeltare, fare eccetera eccetera. Ho fatto anche il solar panel di tier 2 e mi ci è voluto un botto ragazzi, ma veramente tanto. Tanto guardate com'è bello veramente questo multiblocco. E merita davvero ragazzi, perché questo produce da solo 6400 redstone flux su tick. È vero, siamo purtroppo obbligati a stare dietro alla luce solare, ma sinceramente se io lascio FK questo mondo e lo faccio tranquillamente giocare da solo senza che vada a fare chissà che cosa, questo mi ha scavato in mezz'ora tutta questa bella rubina. Allora ragazzi, io volevo andare avanti un po' con la Actually Addiction e in particolare volevo provare a fare anche il quarry dell'Actually Addiction, che è il Vertical Digger. Allora, gli oggetti sono abbastanza semplici, se non sbaglio noi abbiamo tutto, cioè almeno quasi tutto. Abbiamo il drill, se non sbaglio, abbiamo l'iron casing, abbiamo, vabbè, blocchi di redstone, ci manca solamente da fare il Empowered Void Crystal. Allora, l'Empowered Void Crystal ha bisogno dell'Empowerer, che si fa con... l'Empowerer devo vedere come si fa prima. Allora, abbiamo bisogno di Restonia, Double Battery, un display stand e due iron casing. Vabbè, molto semplice. Allora, cerchiamo Empowerer qui. Quindi era Advanced Coil, questi blocchi verdi e questi blocchi bianchi. E abbiamo il display stand. Poi andiamo a fare il iron casing. Lo usiamo qua, ma ragazzi non cambia niente. E la batteria, la double battery e il Restonia Crystal. Ok, abbiamo il nostro Empowerer. Ora io lo lascerei fuori l'Empowerer. Lo metterei qui. Vabbè, non ha una GUI, quindi sicuramente il liberculo della Actually Addiction ci potrebbe aiutare. Quindi, vediamo un po'. Ah, questa è la... quindi ci servono altri 4 oggettucci della mod. Interessante. E cosa ci serve? Display stand. E facciamo così. Così, se non sbaglio. E così. Perfetto, abbiamo i nostri display stand. Ora, se non sbaglio, vai indietro, erano due blocchi di distanza. Quindi dobbiamo trovare una zona abbastanza ampia per il nostro Empowerer. Allora, vediamo un po'. Possiamo farlo anche qui, tipo 1, 2, 3, qui, poi qui, no, non lì. Qui e qui, perfetto, e poi mettiamo il nostro Empowerer al centro. Ok, ora questo tizio ha bisogno di energia e non so di quanta effettivamente energia voglia, ma un Elite Solar Panel dovrebbe bastare, perché sono 256 RF. Poi in ogni caso abbiamo anche gli altri due Advanced, quindi dovrebbe bastare benissimo. Allora andiamo a collegare il tutto, però vabbè, con questi energy conduit
sono un po' sprecati, perché questi sono veramente per tanta energia. Quanto trasportano? 20.000 Reston Flux. Stiamo un po' esagerando. Allora, questi Enhanced dovrebbero bastare, sì, 5.000, voglia, voglia che bastano. Ok, speriamo che bastino i cavi, ma non credo che ne servano molti di più. Però vabbè, tanto li possiamo anche rifare, non è un problema. Allora, vediamo di collegare il tutto. Ma mi sa che sono bastati per collegare il tutto. Sì. Ora mancano giusto... Cazzo, mancano due cavi di merda. Perché praticamente ora devo ovviamente collegare i cavi, cioè i solar panel, cioè non starò mettendoli sottoterra, quindi energetica alloy, buono, ne avevamo ancora un po', 8 cavi possono bastare, tanto non ce ne servono di più. Però a quanto vedo l'energia è poca, è veramente molto poca ragazzi, cazzarola, come se va? Come se va, come se va, come se va. Vabbè, noi proviamo a fare il Void Crystal Block, Empowered ovviamente. Ora noi, con questo, tramite l'Empowerer, ci serve del Charcoal, un Inksa o una Black Dye. Va bene lo stesso, la Black Dye? Ma noi abbiamo i dye di quella mod lì. Ah, l'Inksak si fa così. Perfetto, quindi prendiamo subito... Linksack, Charcoal, Flint e Stone. Vediamo se abbiamo il tutto. Charcoal, non abbiamo il Charcoal. Vabbè, è un attimo farlo questo. 6.000 di legna, ma neanche tanto. Allora, facciamo così. E poi mi serviva una Flint e un pezzo di Stone, se non Elrond. Allora, facciamo così, buttiamo tutto questo dentro che non mi serve. Stone, vediamo se ne abbiamo. Eccola qua. E poi ci serve, cos'era lo char il charcoal? Ecco qua, perfetto. Cos'è questo? Chromium, ah ok. Allora facciamo così, così, così e così. Ora io non so se vuole, sembra un po' l'infusion della Towncraft. Sono quattro oggetti, penso che li voglia tipo uno in ogni coso. E questo qui. Perfetto, vediamo l'energia. No, scende e sale. Non. Oh mio Dio, quanto stai frizzando. Vabbè, questi sono gli effetti particellari che purtroppo me lo fanno rallentare. Allora, non sembra avere problemi, diciamo, di sorta per fare un blocco di questi. Abbiamo il nostro Empowered Void Crystal. E ora possiamo fare. Ah, ci servono innanzitutto due Iron Casing perché li avevo usati. Allora, ragazzi, abbiamo il nostro Empowered Void Block, l'Iron Casing, il nostro Drill e la Redstone. E abbiamo il Vertical Digger. Allora, signori, questo macchinario qui io non ho nessuna idea di come possa funzionare. Allora, prendiamo un attimo il Elite Solar Panel e andiamo a piazzare il Vertical Digger. Dove lo piazziamo? Dove lo piazziamo? Dove lo piazziamo? Ma io vorrei che mi liberasse un po' questa zona. Anzitutto voglio vedere Mining Hut. Sì, vabbè, ma non hai energia. Adesso sì. Adesso sta scavando. Interessante. Ora fammi vedere un attimo l'actuale addiction. Vediamo cosa dice del Vertical Digger. Ora fammi vedere se c'è tipo se ci sono degli upgrade per il Vertical Digger. No, non sembrerebbe. Perché ti sei fermato? Ah, perché sei pieno. Vedete anche perché voglio. Facciamo una cosa. Allora, andiamo subito a casotta. E facciamo una chest della Actual Addiction, che a quanto visto è abbastanza capiente, e sono queste qua, che sono abbastanza facili da fare. Perfetto, abbiamo lo Small Storage Crate, che ha un po' di spazio, giusto un po' di spazio, e poi esplode così. Ma non è che mi tiene l'inventario? No, purtroppo no, peccato, sarebbe stato bello. Ah, non me ne mandi in automa. Maledetto mod.
Oh, cosa? Only Mining Ore? Oddio! Ma stai scherzando? Non ci credo. Ma se io tipo... Allora, c'ho il magnete attivo, sì. Ma se io tipo ti piazzo... Dammi il Vertical Digger, ti piazzo qui. Ah, c'è... Non ci credo. Praticamente mi sta ignorando la terra. Mi sta ignorando qualsiasi cosa. Oddio, oddio, oddio. Attenzione. E l'Elite Solar Panel riesce comunque a alimentarlo. Interessante, interessante, interessante. La cosa che mi interesserebbe di più è tipo dei tubi, innanzitutto. Allora, vediamo se comunque con i tubi della Enderaio è veloce questa cosa a togliermi gli oggetti. Vediamo. Ma sì. Può andare benissimo, ragazzi. Tanto contate che comunque il Vertical Digger non è molto veloce perché non ha comunque l'energia che in realtà necessita per funzionare al meglio. Ma vedo che comunque, come ore, adesso sta scavando ad altezza 18. Ok, ha finito di scavare. Sì, abbiamo trovato molto copper, molto lead. Nel giro di 2 minuti mi ha scavato un 5x5 solo degli ore. Ma non ha degli upgrade questo coso qui? Vabbè, ma ragazzi, alla fine, anche se mi fa un 5x5, poi che modi hai? Ma in everything no. Così va più che bene. Cioè, se devo essere sincero, ragazzi, non mi dispiace. Così, senza fare praticamente niente, a me ha scavato un 5x5 di oro. Ma va bene. E noi li buttiamo a fare, ovviamente. Copper, galena non si fa. Copper, tin, tin, lead, tin, tin, copper. Notuno, iron, silver, silver, lead, copper, lead, silver, copper. Abbiamo più copper e tin di tutti gli altri materiali, tipo ferro, così. Ah, poi non sono andato a controllare il Void Ore Miner a che punto fosse, perché tipo adesso sono un po' che registro. Oddio, mamma mia. Abbiamo il cobalto, Dimensional Shard. Oddio, cazzo, che roba, robona. Diamond 1 purtroppo. Vediamo quanti me ne dà con fortuna. 1. Molto fortunato, se devo essere sincero. Vabbè, tutta questa robina che potrebbe sempre tornarci utile. Noi lo lasciamo scavare, tanto non ci dà fastidio. Ragazzi, direi che per il momento è veramente tutto. Io sono Matt e ci vediamo alla prossima puntata.